Adesso vi leggerò un brano tratto dal mio libro Kunoichi Sen. Mi svegliai alle prime luci del mattino. Sgattaiolai all'aria aperta per favorire la circolazione delle mie membra stanche. Jin si stagliava contro le prime tinte d'arancio, a due passi dal dirupo. Lo congedai con lo sguardo, dandogli la possibilità di rimettersi in movimento dopo le lunghe ore di immobilità notturna. Presi il suo posto e ne approfittai per ammirare l'immenso panorama che si stendeva ai miei piedi. Il terreno, dopo un iniziale precipizio, degradava dolcemente, puntellato qua e là da abeti e dalle capanne del villaggio di pescatori che dovevamo raggiungere. Il verde e il marrone non erano i colori predominanti in quel paesaggio, perché a un certo punto la terra cedeva docilmente il passo a un altro elemento, l'acqua. Tanta, tantissima acqua, che si estendeva a perdita d'occhio in ogni direzione, fino a congiungersi con la volta celeste. Era l'oceano. Tale immensità andava ben oltre ogni parola. Era un mondo, un prodigio della natura, una creatura vivente che dominava ogni cosa intorno a sé. Mi sentivo schiacciare da tanta apertura. Io, nata e cresciuta nel cuore della foresta, all'ombra delle montagne, facevo ora per la prima volta i conti con la vastità del pianeta. Alzando lo sguardo, notai una striscia rossa che infiammava il confine tra il cielo e il mare. La sua intensità si smorzò col trascorrere dei minuti, fino a colorarsi di una pallida tinta giallognola, mentre le nuvole sopra la mia testa assumevano le rose sfumature dei ciliegi in fiore. Mi voltai, avvertendo un rumore dietro di me. Mio padre stava uscendo in quel momento dalla tenda. Alle sue spalle le ultime ombre della notte si ostinavano a pervadere l'ambiente. In quello scenario, una luna sempre più evanescente si sforzava di resistere alla luce del mattino, che l'avrebbe cancellata dalla vista degli uomini. Benché si trattasse di un essere inanimato, la sua caparbietà e la sua tenacia mi furono di ispirazione, e in qualche modo io riuscii a riflettermi in lei. Dinanzi alla sublimità di un simile spettacolo, pensai, un erede come me non potrebbe fare a meno di paragonarsi al sole. Il suo operato è tale da offuscare l'operosità di ogni altro ninja, così come il più brillante degli astri inonda il cielo con la sua luce, prima ancora che se ne scorga la presenza. Eppure io non riesco a riflettermi in una tale dimostrazione di potenza. Il mio nome mi precede, illumina e acceca chi mi sta intorno, ma non è lì che si trova la mia anima. Io sono la luna. Estranea alla natura delle stelle, lotto per trovare un mio posto nel firmamento. Solo chi non si lascia distrarre dal bagliore del giorno potrà scorgere la mia vera essenza. Tornai a scrutare l'orizzonte, ed ecco, una palla di fuoco stava sorgendo dalle acque, incendiando ogni cosa attorno a sé. Le nuvole arsero di sfumature rossastre e lo stesso cielo parve trasudare il calore di una fiamma. Quante volte avevo aperto gli occhi con il risvegliarsi del mondo? A quante albe il mio corpo stanco aveva assistito? Sebbene non mi fosse possibile contarle, sentivo che quella mattina si distingueva da tutte quelle che l'avevano preceduta e che l'avrebbero seguita. C'era infatti qualcosa di diverso che vibrava nell'aria, nella mia anima. No, non era la presenza dell'oceano che ne amplificava lo splendore, né la mia posizione privilegiata che mi permetteva di assaporarne ogni dettaglio. Era un sentimento profondo, una consapevolezza, forse addirittura una speranza. La speranza che qualcuno, prima o poi, si sarebbe voltato a guardare e avrebbe visto la luna nascosta dal sole, la donna nascosta dal ninja.